Ciao a tutti amici di Studi a Svapare, bentornati in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, non siamo con Carminuz, ma siamo con Teuz, perché il povero Carminuz aveva la febbre a 40 e quindi non è potuto venire a registrare questo video. Ma dato che ogni mercoledì alle 3:30 esce un nuovo video, dovevamo registrare il nuovo video per mercoledì. Voglio ringraziare il carissimo Matteo che ci ha portato le batterie, perché siamo stati prima a casa mia e poi siamo venuti a casa sua, ma purtroppo avevo dimenticato la batteria della box a casa, il carissimo Matteo, che vive qui vicino, ha preso il motorino e mi è venuto a portare una batteria, quindi ringraziamolo su Instagram. Matteo Deam, seguitelo tutti perché è un grande. Allora, oggi parliamo di un tabacco che sarebbe l'assolo di Black Cavendish della tabaccheria. Allora, il Black Cavendish non è un tabacco. Black Cavendish è il nome della lavorazione che si usa per questo tabacco. I tabacchi più utilizzati per questa lavorazione sono il Virginia e il Barley. Dietro a questo tabacco c'è una lunga storia, ovvero che c'era un capitano di una nave che doveva trasportare delle grandi quantità di Virginia. Sulla nave aveva delle botti che contenevano del rum. Ovviamente il rum non c'era più dentro le botti. Quindi lui ha preso il tabacco e l'ha messo dentro le botti. Quando è andato a ricacciare, ovviamente il tabacco aveva preso il sapore del rum. Quindi questa è la lavorazione del Black Cavendish. Quindi oggi, come abbiamo già detto, proveremo l'assolo di Black Cavendish della tabaccheria. Io l'ho fatto macerare per 60 miliardi di anni. No, per una settimana più o meno. E ha un colore veramente fantastico. Guardate, è assurdo. È giallo. È giallo. Adesso non è a fuoco, ma è giallo, fidatevi. Lo proveremo sull'Etna di Digiflavor, sulla RSQ. Allora, drippiamo per la prima volta. Sono veramente molto curioso di assaggiare questo liquido. Se è proprio per i drogati, che è proprio ottica. Esatto. Cazzo. Premettiamo che, cioè, come tutti gli altri, premettiamo che a te non piace il... A me fanno proprio non schifo. Non piacciono i tabaccosi. Ma proprio schifo. Lui è per i fruttati con l'ice, tipo Heisenberg. Lui si drogherebbe di Heisenberg. Sì. Non solo Heisenberg. E che cosa? Le tortine. Le tortine, quindi le cremose. Allora, ridiamogli una bagnata. Perfetto, siamo pronti per provarlo su questo atomizzatore. Purtroppo l'Etna è difficile da chiudere perché ha degli O-ring che veramente... Siamo a 20 watt. Proviamo quindi questo liquido e vediamo cosa... di cosa sa. Ma che grata. Allora, a me ricorda molto i drum, cioè quindi il tabacco proprio da drum, infatti Virginia. Mi piace veramente tanto. Penso che questa boccia non durerà moltissimo. Tra me e Carmine. Aspetta, fammi fare due tiri perché io ho provato l'estratto della tabaccheria. Adesso sto, diciamo, capendo la differenza, anche se l'estratto l'ho provato quest'estate, quindi non mi ricordo molto. Allora, Sa di cane morto. A me piace davvero tanto questo liquido perché è un tabacco leggero, quindi non troppo aggressivo, non ti asfalta le papille gustative. Quindi faccio un altro tiro, poi passo la box a te e vediamo cosa ci dice, anche se lui non è per niente amante dei tabacchi. Quando si rimetterà il nostro Carminuz, faremo un video anche con lui dove lo proveremo sullo Speed Revolution, così vediamo la differenza tra i due atomizzatori. Non ce l'ho,
Lui non è abituato allo svapo. Da come vedete voi nei video sembra che lui svapa tanto. In realtà non svapa un cazzo. Dici un po' perché io ho paura. Ma mi ricorda un altro gioco che c'avevi. Sì, perché io c'avevo l'estratto prima di questo. Perché fa così? È lagato l'atomizzatore, purtroppo ci ho messo troppo liquido. Non esce. Non esce. Sentite come gorgoglia bene il liquido all'interno dell'atomizzatore. Ma perché non esce? Non fa vapore! Ti devi tirare piano! Ma sembra che c'ha l'aria apertissima, non è chiusa, capito? Non è. Capito? Non è. Invece è chiusa. E anche adesso non ha fatto un cazzo di vapore. Cosa devo ci dire, dici di questo liquido? È più dolce. Sì, perché dolce. È un tabacco, come ho detto, tranquillo, il Virginia. Non è male, Carmine gli ha fatto provare la tachia e lì subito ha sbroccato. No, vabbè. Ti piace? Non male. Peccato che questo atomizzatore ha lagato. Si sente proprio la foglia del tabacco, cioè. Dopo quello io non lo so distinguere. Non ho mai fumato. Non fumo un cazzo. Sono sano. Io sento veramente, cioè proprio la foglia. Dall'odore si sente veramente quando apri la busta di tabacco e odori. È quello. Orgogliamo un altro po' perché. Dai, vedi se riesce a piacerti questo liquido. Sta batteria fa schifo. Secondo me. È scarica. Matteo ce l'ha. Ma dacci in pitti un altro. Ma quelle sono scariche tutte. Però intanto ce la date Matteo. Grande Matteo, ringraziamolo per l'ennesima volta. Io preferirei più questa tipologia di liquido, cioè questo tabacco, rispetto a molti altri. Vabbè, questo è tranquillo. Va bene ragazzi, per oggi abbiamo detto tutto. Questo assolo di Black Cavendish della tabaccheria ci è piaciuto. Se è piaciuto a te è una grande cosa. E quindi niente, noi dalla ennesima postazione momentanea dove siamo seduti a svapare vi salutiamo e niente, ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a Carminuz, a Matteo che ci ha dato le batterie e a Manuel che voleva la foto. Ciao a tutti. Devo fare una foto alla telecamera che devo mandare al mio grandissimo amico Manuel, che salutiamo. Salutiamo Manuel. Chi è? Quello che viene... Ah, grande. Bella vette. Ecco, mandiamo a Manuel...